Eccoci al capitolo degli armonici. Prima parlerò degli armonici naturali che si trovano sul nostro strumento. Tralascio tutto il discorso della teoria e vado subito a mostrarvi dove si trovano gli armonici naturali su un comune basso a quattro corde. Non fa differenza il basso con i tasti da fretless, esattamente la stessa identica cosa. E come avete visto nel libro, ho diviso la tastiera, ho cercato di semplificare il più possibile, e l'ho divisa non solo per quanto riguarda il numero dei tasti o comunque tasti immaginari per il fretless, ma anche i decimali, cioè le parti intermedie tra un tasto e l'altro. Questo perché sul nostro strumento abbiamo degli armonici che si trovano in determinati punti della tastiera che non sono necessariamente sopra praticamente al tasto. L'ho indicati con ad esempio l'1,7, 2,4, sperando che si capisca bene. E il principio è lo stesso dell'accordatura del nostro strumento, nel senso che, come sapete, il basso a 4 corde, ma anche a 5, a 6, è accordato per quarte, cioè significa che dalla corda più grave, che in questo caso è un Mi, la corda sotto sarà un La, che è posto una quarta rispetto al Mi, poi il Re, che è la quarta di La, e così via. La stessa cosa per gli armonici, nel senso che una volta che io ho memorizzato dove si trovano gli armonici su una corda, semplicemente con appunto questa successione che per quarte troverò i corrispondenti armonici sulle altre corde. Faccio un esempio: io se suono sull'armonico al quarto tasto sulla corda di Mi, ho un Sol diesis, automaticamente so che nello stesso punto sulla corda sotto avrò una quarta, quindi un Do diesis, e così via. Ci sono degli armonici che sono più usati, come appunto il quarto tasto, il quinto, ma il nostro grande Giaco ci ha fatto scoprire, in realtà questa era una tecnica che quel tempo era usata per lo più da chitarristi, ma come dicevo, ci ha fatto scoprire anche tutte quelle note che si trovano appunto nei decimi di semitono, che hanno anche altre ottave e ci permettono anche di suonare molte altre note. Ad esempio, quelli più udibili, secondo me, e più facilmente eseguibili, si trovano dall'1,7 tasto in poi. Sul secondo e così via. Come avete visto nei prossimi esercizi, io vi mostrerò non solo gli armonici suonati a nota singola, ma anche e soprattutto gli accordi che si possono utilizzare per abbellire le nostre linee, per i finali, per un sacco di cose, e in più come poterli utilizzare per creare appunto proprio delle melodie. Io ho fatto degli esempi proprio mo molto banali, che non ricordo nemmeno più, ma tipo Amazing Grace, per esempio, che è un brano che conoscono tutti, e si può benissimo, con un po' di astuzia, suonarla, la melodia con gli armonici, eccetera, eccetera. Le scale, si possono fare le scale
ovviamente con giusti, non rivolti, con la giusta successione, perché non tutte sono eseguibili tradizionalmente, diciamo così, e fino agli arpeggi, eccetera, eccetera. Questi sono gli armonici naturali. Per eseguirli basta appoggiare un dito o più dita, se si fa un accordo della mano sinistra sopra sul punto preciso sul quale c'è l'armonico, e senza premere, ma solo appoggiando leggermente, pizzico. Io in questo caso sto più vicino al ponte per far uscire meglio l'armonico. Pizzico normalmente, come appunto il classico pizzicato, togliendo il dito, la nota continua a vibrare. Tra poco parlerò degli armonici artificiali, perché purtroppo, almeno su un comune basso a quattro corde come questo, gli armonici naturali non abbiamo tutte le note possibili, e dobbiamo appunto ricorrere a quelli artificiali. Tra poco.